Ciao a tutti! Allora, scusate lo stato, i capelli che si sono un po' asciugati all'aria perché fa un caldo terribile, quindi per adesso asciugo solo la cute e il resto lo lascio asciugare all'aria. E quindi ho i capelli che sembrano un leone, perdonatemi ma fa troppo caldo. Anche se ieri ha piovuto e un po' ha rinfrescato. Allora, scusate la lunga assenza, come sempre vi dico, ragazzi, sempre la solita storia. Io ho poco tempo, veramente poco poco tempo, quindi quel poco che ho lo dedico ad altro. Ogni tanto però mi va, accendo il telefono e vi faccio un video, anche perché ho qualcosina di cui parlarvi e ci tenevo. Mentre faccio la skincare sono le 9:15 più o meno. Mentre faccio la skincare vi facciamo due chiacchiere. Allora, in questi giorni ha fatto veramente caldissimo, quindi ci sono stata poco, pochissimo, sui social in generale non ci sono stata tanto, sono stanchissima. Allora, di che cosa volevo parlarvi? L'altro ieri, sì, venerdì, no, giovedì, sono stata da Risparmio Casa. Non so se conoscete Risparmio Casa. Risparmio Casa è una sorta di negozio di casalinghi, vende un po' di tutto, vende di tutto veramente. Detersivi, alle cose per l'igiene personale, ai piatti, bicchieri, un po' come acquasapone, però un po' più in grande, da neanche mobili. Allora, avevo sentito parlare di questi prodotti. Lo sapete che io sono fissata con i prodotti nuovi, li devo provare. Sono usciti questi shampoo, credo un mesetto fa, forse anche meno. Sono quelli della Sunsilk One Minute Scrub. Allora, questi shampoo contengono all'interno dei microgranuli di noccioli di pesca, fondamentalmente di solito, vediamo che sono. Vediamo, particelle sfolianti naturali. Sì, esatto, sono noccioli di pesca, quindi vengono tritati le nocciole, no, no, i noccioli delle pesche e fanno questo micro scrub. Anche perché, ragazzi, io non compro più scrub sia viso che corpo con microplastiche, assolutamente, perché sono nocive per l'ambiente, sono molto inquinanti. Quindi io scelgo scrub naturali allo zucchero piuttosto che con i noccioli di pesco, noccioli di albicocca. Lo scrub perché è importante sia per il corpo che per il viso che per i capelli, la cute? Perché elimina le cellule morte e aiuta il microcircolo, quindi la microcircolazione. Per quanto riguarda i capelli, la microcircolazione aiuta a incentivare la crescita, a ossigenare la cute e a purificarla esattamente come la pelle e come il corpo. Lo scrub funziona anche la cute e pelle, ragazzi, fondamentalmente. Quindi, allora, io oggi ho fatto questo qui per tutti i tipi di cute e capelli, quello all'aloe, e poi ho voluto acquistare anche quello per cute sensibile alla rosa, perché io fondamentalmente ho cute grassa. Solo la cute, infatti io penso che ho ancora tutti i capelli in testa con tutti i trattamenti che ho fatto, perché il grasso della cute protegge i capelli, protegge proprio i capelli. Ho cute grassa e quindi tendo a fare due shampoo a settimana, tre se proprio proprio sono troppo sporchi, anche perché io ho un vizio bruttissimo, come vi ho sempre detto, io ho sempre le mani nei capelli, sempre. Quindi mi si ingrassano molto più rapidamente. Devo dire che da quando faccio la Deco, gli ultimi 4-5 anni, il grasso è molto molto diminuito, quindi il capello si è seccato di più, ovviamente, anche la cute.
Buonissimo, raga, buonissimo. Allora, mi preoccupava dover usare molta acqua per sciacquare questi microgranuli, perché io normalmente quale faccio? Faccio lo scrub, ho sempre fatto lo scrub con lo zucchero di canna. Lo zucchero con l'acqua calda si scioglie e quindi una volta che sciacquate va via rapidamente. Invece devo dire che nonostante io stia molto attenta in questo periodo, perché purtroppo lo sappiamo ragazzi, c'è siccità, noi al nord siamo messi malissimo, nonostante questo si sciacqua rapidamente. Quindi la cosa che mi preoccupava, anche perché questi microgranuli sono molto piccoli, quindi si sciacquano rapidamente. Lascia una sensazione di freschezza stupenda. Ce n'è un altro tipo per capelli danneggiati, che però non ho trovato lì, quindi appena lo trovo, magari al DM lo troverò e lo prendo. Questi li ho comprati 2 euro e qualcosa ciascuno. Gli ingredienti sono buoni, 93% di origine naturale, quindi gli ingredienti sono buoni, non ci sono solfati, non c'è siliconi e non ci sono oli minerali. Buonissimi, favolosi. Devo dire che mi piace la sensazione di pulito che lascia, proprio bello, lo sentivo bella pulita la cute. Non con tutti gli shampoo mi succede, soprattutto con gli shampoo comunque che uso io, naturali, senza solfati, non è sempre che ho una bella sensazione di pulito. Questo dà una bella sensazione di pulito. Non è liquido come shampoo, è un po' corposo, cremoso, perché ovviamente contiene microgranuli. Proverò anche quello alla rosa e vi farò sapere. Il profumo è buono, devo dire. Il profumo è buono. Poi, in questi giorni, vabbè, le mie maschere sono sempre le solite, voi lo sapete bene. Io uso l'Health Food della Fructis, come alla papaya o all'anguria o all'aloe. La banana meno, perché non è che mi piace particolarmente. Però, quelle sono le mie maschere. Le mie maschere, è sia come leave-in io le utilizzavo, però ho trovato una cosa che mi piace di più. Il leave-in che cos'è? Una volta che fate lo shampoo, asciugate i capelli con l'asciugamano prima di asciugarli con il phon. Ovviamente se li asciugate con il phon, altrimenti lasciateli all'aria aperta. Io purtroppo la cute devo asciugarla perché soffrendo di emicrania non posso lasciare la cute bagnata. Quindi la lunghezza io diciamo che asciugo fin qui, tutto il resto lo lascio umido. Si asciugano anche perché il phon disseca i capelli, soprattutto in estate. Dicevo, sto usando come leave-in, quindi prima dell'asciugatura, una cosa che mi piace molto di più rispetto alla maschera Air Food della Fructis, ed è questo qua. Questo è il balsamo senza risciacquo ricostituente, quindi voi fate lo shampoo, utilizzate la maschera perché il balsamo, raga, non serve a molto, li districa ma non li nutre. E poi usate questa come leave-in. Questa è quella al tesoro di miele. Ce ne sono tantissimi, tantissimi gusti, diciamo, passatemi il termine. Questo è senza siliconi, senza parabeni, 97% di origine naturale, mi sembra. Sì, è buonissimo, ragà. A parte che non c'è il tappo per ragioni per l'ambiente, perché riducono la plastica. Questa è carta, quindi questa va nella carta, e questo c'è questa piccola parte di plastica che è veramente piccola, quindi è favoloso. Ed è quello della Garnier, l'ultra dolce. Questo è tesoro di miele per i capelli fragili che si spezzano. Proverò anche gli altri. Per adesso ho preso questo, costa 2 euro e qualcosa. Buonissimo. Buonissimo, fantastico. Quindi ne metto una quantità, una piccola quantità, lunghezza e punte, e poi asciugo. Lascio i capelli una seta, raga. A parte che io ho per adesso i capelli lunghissimi, infatti li devo tagliare, però devo rifare anche la deco. Ma raga, fa troppo caldo e volevo farmi la decolorazione oggi, però sto cercando di sfruttare i capelli il meno possibile perché purtroppo con questo caldo li tengo sempre legati e sto perdendo un botto di capelli e rimarrò pelata. L'ultima cosa che volevo farvi vedere, ero troppo curiosa, è stato il compleanno della mia mamma e siamo stati a una profumeria a prenderle un pensiero, le abbiamo comprato un profumo. Mia mamma usa i profumi, io no. E c'era lo stand della Naioleari con lo sconto. Io non avevo mai provato nessun prodotto della Naioleari.
Da promettere che io mi sto truccando veramente pochissimo. Vi devo far vedere una cosa, aspettate che arrivo. Mi sto truccando veramente pochissimo. Sto utilizzando soltanto. Se li trovo, non lo trovo, vabbè, non importa. Il correttore, o quello della NYX, quello che mi avete visto utilizzare, o questo qua, questo della Revlon. Questo è abbastanza buono. A differenza di quello della NYX, questo è, si asciuga meglio. Non va via. Il problema qual è? Che è un po' chiaro. Io purtroppo mi sono un po' abbronzata. Lo so che non sembra, ma mi sono abbronzata, ve lo dico. Cioè, guardate, mi sono abbronzata. Lavorando in giardino, anche con la protezione solare, mi sono abbronzata. Quindi questo è un po' chiarino. Lo userò quest'inverno ed è molto molto valido. Ed è il 5 in 1 concealer della Revlon Color Stay Skin. Eccolo qua. È buono. Quindi che cosa sto facendo io in questo periodo? Soltanto un filo di correttore, giusto per non far per non sembrare lo zombie di The Walking Dead, e un po' di blush. Io uso blush in crema, lo sapete bene perché avendo pelle secca evito di utilizzare i prodotti in polvere perché comunque tendono a seccare di più la pelle. In estate col caldo ancora peggio. Quindi anche perché vi dirò la verità, sono monella in questo periodo. La skincare l'ho ridotta ai minimi termini perché fa troppo caldo, quindi metto solo un po' di siero e crema idratante e contorno occhi. Fine, non sto usando nient'altro, fa troppo caldo, ragazzi. Ho voluto acquistare questo blush in crema della Maybelline, guardate che carino il pack, è di carta con tutte le ciliegie. Allora, ha fatto dei blush in crema, ce ne sono due tonalità, una è più sul terracotta, quindi una più sul caldo, e una un po' più sul freddo, quindi sul malva. Io ho preso il tono, questo qua. Raga, è un po' lucidino, infatti io dicevo, ha fatto molto illuminante, quindi la mia paura qual era? Che mi segnasse un po' la texture. Io purtroppo, ragazzi, ho 44 anni quasi, cioè tra un mese faccio 44 anni, quindi ho un po' la pelle segnata. Parliamoci chiaramente. Tra l'altro, la stanchezza ultimamente si sta facendo sentire, quindi la pelle si è un po' segnata. In più, mi stanno spuntando una serie di macchie. Infatti, correrò ai ripari. Quest'inverno acquisterò Vino Perfect della Caudalie perché devo togliere queste macchie assolutamente. E ho preso questo colore, ho preso lo 01. Il colore si chiama blush proprio. Allora, ora ve lo faccio vedere, raga, è stupendo. Guardate, guardate che riflessi. È bellissimo, chiarissimo, delicato, non segna la texture, è sottilissimo. Voi lo sfumate e fa un effetto salute spettacolare. È leggermente pescato. Leggermente bellissimo e peraltro dura un casino, morbido, fa un profumo buonissimo di fa tipo profumo di miele perché penso avranno utilizzato una cera d'api per farlo. La Naiolari, questo è il primo prodotto della Naiolari che acquisto e devo dire che mi piace e li ricomprerò perché volevo provare anche il fondotinta in cialda, crema sempre però in cialda. Lo proverò perché? Perché quest'inverno mi piacerebbe cambiare base. Ora mi faccio la skincare. Ragazze, allora, qui la situazione siccità è gravissima. Ci sono i fiumi vuoti, completamente vuoti. Io nel posto dove vivevo prima, non dico dove vivevo prima per ovvi motivi, perché purtroppo ragazzi, come vi ho sempre detto, YouTube è pieno di gente psicopatica, quindi dove vivevo prima c'è un grande fiume. Questo grande fiume ha sempre alimentato aziende agricole perché veramente è un grande, grande fiume. Ci sono delle cascate, insomma. Raga, vuoto, vuoto. Sono passata l'altro ieri, 3 giorni fa, da un posto dove vivevo prima perché vado a trovare mia suocera che vive ancora lì. Ragazzi, io sono rimasta scioccata. Si vedevano i sassi sul fondo del fiume. In 16 anni che io vivo qui,
mai successo, non l'avevo mai visto. E mia suocera mi dice la stessa cosa, lei in 62 anni non aveva mai visto il fiume così. Quindi la situazione è tragica. Noi abbiamo dato l'acqua all'orto, ovviamente, perché per le colture alimentari si può utilizzare l'acqua. Dicono di evitare gli sprechi, quindi non lavare le macchine, non riempire le piscine. Ma la gente fa quello che cazzo vuole. Io ho la macchina in condizioni pietose da aprile, sì, più o meno. Io ogni tanto la portavo all'autolavaggio e la facevo lavare. È da aprile che non la faccio lavare la macchina, anche perché. E non la lavavo nemmeno io, quindi vedi con che stato sta la macchina. Ma non importa, visto la. Quindi cerchiamo di ridurre al minimo l'acqua, ovviamente, raga, si ci deve lavare. Tra l'altro noi abitiamo in 5 in questa casa, non è che possiamo, facciamo le docce al giorno, in estate soprattutto. Però cerchiamo di ridurre al minimo l'acqua. Quindi mia mamma, utilizziamo la lavastoviglie anziché lavare a mano, che spreca più acqua. Abbiamo comprato i piatti, quelli biodegradabili, cerchiamo di evitare di utilizzare piatti, anche perché in estate si mangiano molto più insalate, molto più. Quindi abbiamo comprato i piatti biodegradabili, evitiamo di usare piatti di vetro, evitiamo di usare i piatti, i bicchieri di vetro, utilizziamo i bicchieri biodegradabili, proprio perché cerchiamo di ridurre al minimo il consumo d'acqua. Ieri ha piovuto, ha fatto un bell'acquazzone, però raga, non è sufficiente, cioè non è obiettivamente sufficiente. C'è una condizione di gravità inaudita, siamo in condizioni pietose, è tutto secco, a me è morto completamente il prato è morto, dovrò farlo riseminare quest'inverno, in autunno. Il prato è l'inglese, cioè raga, però purtroppo è così. Le uniche cose che sopravvivono perché diamo l'acqua sono le rose, perché non intendo lasciar morire qualcosa come 2.000-3.000 euro di rose, e poi l'orto, perché l'orto ci fornisce il cibo, ma il comune dove vivo io non gli impedisce, diciamo, l'utilizzo di acqua per le colture. Soprattutto le colture alimentari. Hanno detto appunto di usare parsimonia, ma non c'è il divieto. E quindi questo è quanto. Non so se mi avete vista, qualcuno sì, perché mi ha scritto dalle mie amiche in live, perché ogni tanto mi piace entrare, mi rilassa, mi diverte. E allora sì, entro da loro, ma per quanto riguarda il canale lo sto un po' abbandonando, mi rendo conto, ma ragazzi, sto mettendo un po' di collagene. Beh, l'essence è quasi finita, perché mi rendo conto che lo sto un po' abbandonando, ma ragazzi, abbiate pazienza. Non ho proprio voglia. Non lo abbandono del tutto perché ci tengo, perché mi fa piacere, perché mi rilassa anche chiacchierare con voi ogni tanto, così. Però forse quest'inverno avrò più tempo, meno da fare in giardino sicuramente. Perché parto al mattino appena sveglia, intorno alle 7:30, e fino a sera ho sempre cose da fare. D'altronde, raga, abitando in una casa tanto grande, ci sono sempre tante cose da fare. In più, vai a fare la spesa. Poi niente, quest'anno, vabbè, noi non andiamo in grandi posti per vacanze e cose del genere, anche perché, raga, io ho due cani, come vi ho sempre detto, malati cronici, quindi c'ho Blitz che è diabetico e Byron che è epilettico, quindi non, volendo non li potrei lasciare, perché
Potrei lasciare Blizz a mia suocera perché mia suocera ha gestito già un diabetico perché il suo primo cane era diabetico, però non me la sento, raga. Non mi divertirei, non mi rilasserei. Quindi preferisco di gran lunga rimanere qui con i miei cani e la mia famiglia, ovviamente. Sono stanca. Però è una stanchezza soddisfacente. Come vi dico sempre, sto mettendo la crema, quella alle proteine del riso, quella di... Anche se è un po' grassa, ma oggi ne ho bisogno. Quindi... È una stanchezza soddisfacente, è qualcosa che ti lascia... ti lascia una bella, la stanchezza, non so se conoscete la sensazione, è quella sensazione di dire, ah, sono stanca, però è una stanchezza piacevole, ecco. È una bella stanchezza, una bella sensazione di soddisfazione, di tranquillità, di aver fatto delle cose utili, utili. Non so se riesco a spiegarmi. E quindi è bello. È bello anche andare al mattino nell'orto, andare a raccogliere le cose che hai piantato, che ti sono costate tanta fatica, perché raga, richiede tanto lavoro, strappare l'erba, dare i trattamenti, perché il bio purtroppo, siccome non si utilizzano sostanze nocive, quindi non si utilizzano anticrittogamici, non si utilizzano antifungini, non si utilizzano comunque prodotti di sintesi, il bio richiede trattamenti bio, quindi per esempio per l'oidio, che è una malattia fungina, si utilizza il bicarbonato di potassio, che va dato ogni 2 settimane. Si usa il rame per il pomodoro, per non fargli venire malattie, si usa quello per aiutare la crescita, si usa, insomma, ci sono tante cose bio, che non sono di sintesi, che però richiedono lavoro, richiedono tempo, però è molto soddisfacente poi quando raccogli, per esempio stasera abbiamo raccolto come frutta a cena un piccolo melone retato, in Sicilia si chiamano cantalupi, non so come si chiamano da voi, di una dolcezza incredibile, sembrava di mangiare zucchero. Abbiamo raccolto l'anguria, abbiamo raccolto zucchine lunghe, abbiamo raccolto insomma melanzane, pomodoro. Raga, è tutto un altro mangiare, come dice mio suocero. Mangi cose bio e soprattutto risparmi, perché di fatto la frutta e la verdura purtroppo con questa siccità gravissima costa più di carne e pesce. Vi dico solo questo. Quindi ogni tanto io spunto, vi parlo di cose che ho scoperto, perché mi fa piacere rendervi partecipi di piccole scoperte, piccole cose, raga. Io non ho fatto grandi spese, non ho comprato grandi cose, anche perché non ho bisogno di niente fondamentalmente. Però quando scopro delle piccole cose, mi fa piacere condividerle con voi. Bene. Io vi auguro una buona domenica, oggi è sabato sera, questo video appena lo chiudo ve lo carico, sapete bene che io non faccio editing, non c'è un dietro le quinte, quello che vedete è quello che avete, quindi ve lo carico subito, quindi vi auguro una buona domenica, una buona notte, vi saluto e vi ringrazio, al prossimo video, ciao!